Signori, dal teatro all'aperto, senza tenda, senza rete, vi presentiamo il Mago di Lecce di fronte a un foltissimo pubblico. Signore a tutte, buonasera. Questa sera vi voglio presentare un numero veramente eccezionale. Mi avvarrò della collaborazione della mia carissima mogliera, la signora Teresa, prego. No. Buonasera a tutti. Questa sera la devo fare sparire e comparire. Via. La mia signora entrasse qui dentro. Prego, prego, si accomodasse. Questo scatolo glielo metto in testa. E quelli, quelli, quelli. Allora? Allora guardassero, signori. La mia signora non c'è più. Ora la facciamo ricomparire. Oh, caspita, non me ricordo più come devo fare. Non me la ricordo più come devo fare a farla ricomparire. Mamma, dove sta la mia signora? Dove è andata? La mia signora! Dove è andata la mia signora? Non c'è. Non me ricordo più. Vediamo se ci vede. Beh, da male santissima, con un signore del continente mi trarrio quella fetosa. Do colpa te lo pare, ne terassi. E allora, signore e signori, con questa sceneggiata terminiamo. Il Mago di Lecce. Vieni, 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 mago. Che maghi che abbiamo. La sua assistente... Grazie. Come si chiama la tua assistente? La signora Santuzza. Santuzza, vieni, vieni. E il folto pubblico, la signorina Carla. Vieni, 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 c'è spazio per tutti. Bene, e con questo ci congediamo dalla Perla Ionica. Volete salutare qualcuno già che siete qua? No, no, a voce. C'è il microfono. Dai, forza. Ho capito. Io se voglio devo andare un saluto a mia zia, che sta da Cireale. Ciao, zia. Tu? A mia nonna. Tu? A mamma. E a tutto il pubblico che ci sta guardando. Ciao. 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 Sì, questo è il finale, il gran finale della nostra regista. Si sta mettendo...